provare a fare insieme questa sera due operazioni inverse rispetto a quelle a cui quotidianamente assistiamo, no? Cioè, la riforma del mercato del lavoro è diventato un dibattito sull'articolo 18 e il dibattito sull'articolo 18 è diventato un dibattito su la tipizzazione della reintegra nel caso di licenziamento disciplinare. Ora, veramente saremmo un partito molto strano se noi pensassimo che il cuore, il pezzo fondamentale di questa riforma, o di qualunque attività politica, della politica economica del governo, un pezzo così centrale, fosse esattamente questo, cioè la tipizzazione del licenziamento disciplinare. Dico questo non per evitare il problema, perché ci arriviamo, e vorrei essere molto preciso anche su questo, su quelli che saranno i pariti, sulla svolta che è avvenuta, però vorrei che tutto fosse ricostruito all'incontrario, all'incontrario rispetto al dibattito pubblico e se vogliamo in linea invece con quello che dovrebbe essere l'interesse del Paese. Quello che noi facciamo è una riforma del mercato del lavoro che parte di un progetto di politica economica. Quel progetto di politica economica parte però da un'analisi di fatto, a cui noi non possiamo rinunciare, che è l'analisi del Paese, della sua condizione, di quello che è successo e speriamo di quello che non succederà più. Oggi noi ci troviamo. Quindi partiamo dal paese, partiamo dalla situazione, vediamo che cosa si sta facendo concretamente, vediamo quindi in che dimensione la riforma del mercato del lavoro e il cosiddetto Jobs Act si colloca all'interno di questo piano complessivo. Oggi noi ci troviamo adesso ad avere lo stesso livello di PIL reale all'incirca del 2000, 2000-2001. In termini stretti vuol dire che se noi ci confrontiamo rispetto al 2008, il paese ha perso un decimo della sua capacità produttiva in termini reali. Ma fino a qua hai sufficienti numeri di un problema drammatico. Uno potrebbe a questo punto concludere che in effetti è il risultato di una crisi che ha le sue radici, le sue origini ben distanti da noi, e che in conseguenza di questo, posso dire, no, è la sfortuna che si accanisce ogni tanto. Però dobbiamo porci una domanda. La domanda che ci dobbiamo porre è perché quando la sfortuna arriva, quando la crisi è arrivata, ha avuto sul nostro paese un effetto molto diverso rispetto agli altri. E non è solamente un effetto drammatico sulla nostra capacità di produrre, ma anche nel modo in cui noi spendiamo e utilizziamo le nostre risorse. Il vero tratto distintivo di questa nostra contrazione, no? Di questa torta che producevamo ogni anno, che si è così ridotta, sta nel modo in cui noi spendiamo o impieghiamo le risorse che produciamo. Rispetto al 2008, una parte centrale, cioè di quello che noi producevamo, diciamo un euro su cinque di quello che producevamo nel 2008, veniva impiegato in investimenti di qualunque tipo. Veniva impiegato, cioè, per mantenere la nostra struttura produttiva, rinnovarla, cambiarla, mutarla. Oggi, a distanza di 6 anni, noi ci troviamo, rispetto al 2008, poi a prendere solamente un euro su sei, investire solamente un euro su sei. È una riduzione, diciamo, non solo la torta si è ridotta, ma anche la fetta della torta che va negli investimenti è passata dal 21% al 16%, 5 punti di PIL che noi abbiamo perso nell'arco di 6 anni. Una condizione di questo genere non è mai avvenuta in Italia e soprattutto non è avvenuta in nessun altro paese colpito dalla crisi. Nessun paese ha vissuto la contrazione del reddito che abbiamo vissuto noi e nessun paese ha vissuto una contrazione degli investimenti comparabile a quella che abbiamo avuto noi. Una riduzione di un quarto della somma che noi spendiamo ogni anno. Sono 80 miliardi di investimenti meno. Io vorrei che questo numero degli 80 miliardi ce lo tenessimo bene in mente perché ci rendessimo conto di quanto veramente il nostro paese ha una dimensione speciale o specialmente preoccupante rispetto a noi. Allora, se c'è un cambiamento così diverso, una reazione così diversa rispetto a un problema che è comune, quello sbagliato delle crisi internazionali, eccetera, ti devi chiedere perché, e ti devi chiedere in particolare quali sono le norme, cioè che cos'è che è venuto meno nel nostro sistema che rende l'Italia più debole sul profilo degli investimenti, cioè perché alla fine, cosa sono gli investimenti e come funzionano. E la ragione sta nel fatto che noi chiediamo. Quando chiediamo un investimento, chiediamo a una persona, a un'impresa, che poi è un imprenditore, sono degli azionisti, di prendere le proprie risorse, la propria ricchezza e impiegarle stabilmente in un luogo. Vedete, la scelta è molto diversa dalla scelta di consumo, dalla scelta di investimento. Io posso consumare in un luogo un giorno,
No, vado in un luogo, consumo, sto lì, non mi devo impegnare per il futuro, non mi devo impegnare a essere lì anche domani. Quando investo faccio una cosa molto diversa. Mi impegno non solo ad impiegare le risorse oggi, ma al fatto che quelle risorse rimangano nel tempo. E noi abbiamo perso così tanto rispetto agli altri, proprio perché abbiamo smesso di offrire due cose che o abbiamo cominciato a offrire meno che in passato, le due cose che invece sono centrali per convincere le persone a rimanere in un luogo, che sono le prospettive, la certezza delle prospettive e il bagaglio di competenze che noi abbiamo. Il bagaglio che hai da offrire come paese, perché alla fine su che cos'è che competiamo? Cioè siamo un'economia vecchia, siamo un'economia avanzata. Adesso per noi che siamo qui a Bologna è anche troppo facile fare ragionamento. Adesso in altre parti d'Italia facciamo più fatica a spiegarlo, ma per noi è facilissimo. Dov'è che noi vinciamo? Dov'è che è avvenuto perché sono avvenuti gli investimenti? Guardiamoci intorno, guardiamo gli ultimi investimenti che sono avvenuti in questo territorio, che per inciso sono i due più importanti investimenti su tutto il territorio nazionale che si erano avvenuti recentemente. E qual è la molla? Qual è la molla di quello che abbiamo osservato per Philip Morris o di quello che stiamo osservando per Toyota? Perché vengono qua? E qual è stata la loro alternativa soprattutto? Vengono qua perché volevano decentralizzarsi in Cina? Volevano decentralizzarsi in paesi dove non ci sono diritti sociali, non c'è lo stato sociale, il costo del lavoro è enormemente più basso? No, scelgono noi al posto della Germania. La Toyota sceglie noi al posto dell'Austria, per essere precisi. Ora, allora, tu ti devi chiedere perché ci hanno scelto questa volta e tutte le altre volte, 80 miliardi di altre volte, non ci stanno scegliendo. E ci hanno scelto questa volta perché effettivamente siamo stati in grado di offrire in questo contesto, nel nostro territorio, quello che il paese non è in grado di offrire in generale. Una prospettiva certa, no? Io vi ricordate, questo adesso onore al merito, il povero Giacomo Venturi, che tutti ricordiamo con affetto, io mi ricordo le decine di discussioni con lui in cui ti spiegava gli sforzi straordinari che aveva dovuto fare, prima come amministratore, poi come amministratore locale, comunale, poi come amministratore provinciale, per fare in modo che avesse che cosa? Una certezza di prospettiva che potesse rendere la programmazione di quell'investimento, quello della Philip Morris in particolare, facile, no? Perché collocata in un contesto chiaro. E offerto il contesto chiaro, abbiamo scoperto che allora quegli imprenditori hanno pensato bene, le competenze, quel territorio non solo sa offrirmi certezza sul futuro, ma sa anche offrirmi competenze, perché grazie a Dio, perché ci crede almeno, abbiamo la capacità di offrire ancora un bagaglio di competenze molto chiaro su una tecnologia che in quel caso è molto utile, perché la Toyota viene qui a fare il centro europeo della manutenzione, perché la Philip Morris ha bisogno di strutturare macchine che abbiano delle certe caratteristiche molto specifiche, e noi quella cosa sappiamo fare meglio degli altri. Sappiamo offrire prospettiva e sappiamo offrire competenze. Se questo però è una lezione, e io spero che questa sia una lezione per tutti, e soprattutto per il paese, allora dobbiamo prenderla seriamente. Come tutte le lezioni, cioè o non ci crediamo, oppure la prendiamo seriamente. Se la prendiamo seriamente, allora dobbiamo dirci che cosa è successo. Ora, noi potremmo fare una roba straordinaria, no? Di fronte a una situazione straordinaria come questa, fare una scelta straordinaria, no? Alcuni anche autorevoli commentatori, non esattamente persone che sono sostenitori della socialdemocrazia avanzata, ma anche dicono, sapete cosa dovete fare? È il momento di fare una grande riduzione fiscale, un grande piano di investimenti nazionali e poi occuparvi domani, promettendo domani di fare che cosa? Di fare la riduzione della spesa, la revisione della spesa pubblica che fosse coerente con quel taglio delle tasse. Quindi di anticipare i benefici, le cose facili da fare, spendi e taglia le tasse, e di posticipare le riforme, i sacrifici. In un paese normale questo sarebbe facile, questo sarebbe in realtà un momento di crisi, la cosa normale da fare. Probabilmente noi siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà perché il nostro capitale di credibilità, la nostra capacità di impegnarci è molto inferiore rispetto a tutti gli altri. E allora dobbiamo essere consapevoli di noi stessi e non fare discorsi astratti su quello che è la prospettiva di riforma. Consapevoli di noi stessi, noi facciamo quindi una scelta diversa, di dire benissimo, questo è il momento in cui dobbiamo offrire una prospettiva di cambiamento, ma non anticipando le cose facili o posticipando quelle difficili, politicamente difficili. Facciamo tutte insieme, facciamo quelle facili, giuste, no? Perdete l'intervento fiscale della legge di stabilità,
ok? Incentrato non a caso sul lavoro, perché questo è il tuo problema, ci torniamo tra un secondo, ma accanto all'intervento fiscale tu fai anche le scelte difficili, ti occupi anche di reperire le riforme, le risorse, dici va bene, io mi prendo i miei margini di deficit che mi prendo, ce ne saremmo presi anche di più, però abbiamo avuto il vincolo europeo che tutti sapete e l'abbiamo, e ancora una volta, per costruire la nostra credibilità, fedeli ai nostri impegni, abbiamo accettato anche questo. Però la cosa più importante è che noi accettiamo la necessità, o per meglio dire, accettiamo la sfida di cambiare il paese non facendo solamente le cose più comode, ma anche accettando il costo di fare le cose più difficili, quelle che hanno un costo politico. Lo facciamo non per spirito di protestantesimo, non per spirito di sacrificio, ma lo facciamo perché è l'unico modo per gestire il paese delle mille promesse, dei mille impegni che ha disatteso molti di questi impegni. Però lo facciamo ricordandoci sempre qual è il problema. Quindi vuoi offrire prospettiva, ma vuoi anche spero offrire le competenze. Se lo straordinario lavoro di Giacomo Ventù, il nostro amministratore, cioè, non fosse stato l'unico lavoro che avessimo offerto, noi non avremmo avuto quegli investimenti. Abbiamo offerto qualcosa, abbiamo offerto anche competenze. Allora chiediamoci un po' da dove vengono le nostre competenze. Cioè, dov'è, qual è la cosa che genera competenze? Quanto è importante? Perché uno potrebbe dire, sai, le economie avanzate non hanno bisogno di tutta questa enfasi sulle competenze. Le economie avanzate hanno bisogno di tecnologia. Ecco, no, sì e no. Cioè, certo, inventare le cose per primi ha i suoi vantaggi. Ma soprattutto la differenza, soprattutto per noi, un paese di perfezionatori che è l'Italia, e tanto più lo possiamo dire in questa regione, tu hai bisogno di avere la capacità di gestire, trasformare e utilizzare la tecnologia, che è esattamente tutto quello che abbiamo sempre fatto e tutto quello che facciamo oggi fatica a fare. La tecnologia non ce l'hai, la compri. La capacità di gestire la tecnologia non la compri. Quella la devi costruire. E la devi mantenere nel tempo quando ce l'hai. Per fortuna ce l'abbiamo ancora in alcune cose, ma non ce l'abbiamo abbastanza nel paese. Allora, dov'è che noi la manteniamo, questa capacità di gestire le competenze? Cioè, in che senso la riforma del mercato del lavoro ci aiuta a questo? Perché noi impariamo in tre luoghi. Impariamo a scuola, no? All'università, per chi ci va, o delle cose simili all'università, ma dov'è che impariamo veramente? Cioè, qual è l'ultimo pezzo del nostro, l'ultimo pezzo della nostra vita dove abbiamo imparato le cose più importanti? Ed è ovvio. È il nostro lavoro, ma non tutti i lavori sono uguali. Noi oggi stiamo condannando una marea di lavoratori italiani a lavori che non gli insegnano nulla, non gli insegnano molto poco, comunque non abbastanza esattamente a fare che cosa? A gestire, capitalizzare, creare quel patrimonio di competenze senza il quale non c'è futuro e non c'è il livello di benessere che abbiamo. La riforma del mercato del lavoro è questo, è un progetto complessivo di cambiamento di tutti gli aspetti del mercato del lavoro, ammortizzatori, formazione e contratti per fare in modo che il lavoro stabile torni a essere centrale. Perché ci piace il lavoro stabile? Perché è equo? Perché è bello? Anche, ma soprattutto per un'altra ragione. Perché quel lavoro lì è quello che conferisce il massimo delle competenze. Mentre il paese si accorciava, si stringeva, perdeva quel 10%, tutti quegli investimenti lì. Cosa succedeva al lavoro? Perdevamo 1 milione di posti di lavoro, nello stesso periodo, dal 2008 a oggi. Vi ricordate il 2008, no? Terra meravigliosa, paese senza problemi. Ovviamente no. Nel 2008 eravamo già l'economia tra tutte le economie sviluppate che cresceva di meno. Già lo eravamo nel 2008. Però oggi noi guardiamo il 2008 con un senso di aspirazione e inadeguatezza. E io almeno il mio minimo sindacale è tornare lì, è il mio minimo sindacale, come Partito Democratico. Per tornare lì, allora devo dire ok, vediamo cosa è successo. Ho perso 1 milione di posti di lavoro, è il 5% del numero di occupati, lavoravano in Italia 23 milioni e mezzo di lavoratori, cioè posti occupati, cioè gente che aveva fisicamente un lavoro. Oggi siamo sotto i 22 milioni e mezzo, 1 milione di gente in meno. È una roba che in questo paese non ha mai visto. E che, se nel caso abbiate dei dubbi, nessun paese in Europa ha visto. Con l'unica eccezione della Grecia, che però non ha avuto un calo di occupazione tanto quanto il nostro. Una piccola parentesi su questo. Noi guardiamo la Spagna, no? Dove il tasso di disoccupazione è molto più elevato. Guardiamo alla Grecia, dove il tasso di disoccupazione è molto più elevato. In Spagna il tasso di occupazione, cioè il numero di persone
che hanno un posto di lavoro vanno a lavorare in un posto, giusto o sbagliato, bello o brutto, vanno a lavorare in un posto, la percentuale di persone che vanno a lavorare sul percentuale di persone che possono andare a lavorare è la stessa che in Italia. La stessa che in Italia. Il che vuol dire che in Spagna, la Spagna, cioè quello scancinato paese con tutte le sue difficoltà, ha lo stesso numero di occupati dell'Italia, in percentuale sono più piccoli, ne hanno di meno, ma in percentuale lo stesso numero di occupati dell'Italia, ma hanno molti più disoccupati, cioè perfino gli spagnoli cercano lavoro più di noi. C'hanno, perché c'è speranza, cioè c'hanno più speranza, non lo so, forse c'hanno più necessità, però fatto sta, hanno un senso di partecipazione al mercato del lavoro più alto del nostro. Allora, se io voglio recuperare le competenze, c'ho quel problema che mi è calato l'occupazione, se la gente non va al lavoro, tanto meno può imparare. Però, non ho solamente perso il lavoro, ho perso un certo tipo di lavoro. Se adesso io mi concentro non sul totale degli italiani, ma mi concentro sui giovani lavoratori italiani. I giovani lavoratori italiani sono giovani all'italiana, cioè che hanno meno di 35 anni. Lo standard internazionale è meno di 25 anni. Però usiamo lo standard italiano, meno di 35 anni. I posti di lavoro a tempo indeterminato tra i giovani lavoratori italiani che hanno meno di 35 anni sono calati del 35%. 5% in meno di occupazione, 35% in meno di posti di lavoro a tempo indeterminato. Questo è il mercato del lavoro oggi, con tutte le sue regole, con tutti i suoi ammortizzatori, questa è la fotografia dell'attuale. Il dato che... Il dato vi fa vedere, questo ve lo nasconde, no? Perché qui sembra anche che vada tutto bene. Però uno non si rende conto, però effettivamente questo. Quindi pensate un po', noi stiamo prendendo le persone nel gruppo, nella loro categoria demografica più importante, quando sono più giovani, ok? Quando imparano di più andando al lavoro, e proprio tra loro, a loro stiamo offrendo i peggiori lavori possibili, cioè i peggiori contratti possibili, per quelli naturalmente che vanno a lavorare. Molti meno contratti di lavoro a tempo indeterminato di prima. Ora, questa è l'analisi, questo è il mio problema. O io correggo questo o non c'è. Parliamo di nulla. Vogliamo parlare di investimenti pubblici? Bene, facciamo qualche investimento pubblico. Vogliamo parlare di allentamento del bilancio dei comuni, allentiamo il patto di stabilità interno? Benissimo, cioè, il 70% è già fatto con la legge di stabilità. Però io vi faccio, facciamo anche tutto questo. Quanto possiamo recuperare? 10 miliardi? 15? 20? 25? 80 non c'è più. E allora io ho sempre il problema. 80 per tornare al 2008, non per diventare la Germania, per tornare ad essere quella che cresceva di meno, però meno cresceva e non si inabissa. Allora, di fronte a questa condizione, qual è la scelta politica? Cioè, guarda che non so, sto drammatizzando, ma non per drammatizzare, per dare il senso preciso della situazione, perché sembra altrimenti che effettivamente noi stiamo entrando e scardinando un sistema che, altrimenti, più o meno, no, gli davi un paio di pacche ben aggiustate e si raddrizzava. Invece è un sistema al collasso, di fronte alla più importante crisi da dopoguerra in avanti, con la rottura strutturale più importante in avanti. Quindi noi abbiamo questo gradino, che ci piaccia o no, è un gradino che molti lavoratori non riescono a superare, ed è il gradino che li fa entrare nel contratto a tempo indeterminato. Ora, la vita è fatta di salite, no? Ma come tutte le salite, ci sono due modi di rapportarsi di fronte alla salita. La salita, tu puoi essere a un certo punto della salita, trovi un ostacolo che non riesci a superare, puoi rinunciare alla salita, che per inciso è quello che stiamo dicendo al paese. Stiamo dicendo ai lavoratori, alla miriade di lavoratori precari, guarda, stai lì, cioè, avrai un lavoro, sì, ma non ci sperare troppo, perché sarà sempre un po' una cosa calda. Oppure, di fronte a questa difficoltà di fare la salita, prendi quel gradino alto e lo spezzi. Non lo adatti, lo spezzi. Lo spezzi in una numerosità di gradini che portino i lavoratori esattamente allo stesso punto. Il contratto telecrescente è esattamente questo. È l'idea di sostituire
a un gradino una serie di passaggi intermedi, una serie di passaggi uno sull'altro che permettano ai lavoratori italiani di acquisire, di arrivare al punto, non solo a un contratto a tempo indeterminato, ma a un contratto a tempo indeterminato che abbia tutte le tutele di cui abbiamo bisogno. Però, attenzione, tutte le tutele di cui abbiamo bisogno. E qui c'è il passaggio centrale. Io ho oggi questo. Io ho oggi lavoratori che mi stanno bloccati in un contratto di lavoro precario e lavoratori alcuni che comunque continuano ad entrare a tempo indeterminato, sono quelli, quel 15% lì. Quindi questo continua a succedere, è solo che non succede abbastanza velocemente. Allora noi diciamo, bene, qual è il problema? Qual è la cosa? Qual è l'equilibrio che noi non riusciamo a reggere? Perché le persone, anche quando vanno a lavoro, non acquisiscono abbastanza competenze? Perché quando vanno al lavoro, buona parte delle autorità sono discriminati nel lavoro, discriminati in una maniera non così, ma in una maniera molto, molto concreta. Tu hai due lavoratori che svolgono la stessa mansione, lavorano magari spalla a spalla o in mansioni molto simili, in virtù di un inquadramento contrattuale diverso, hanno stipendi diversi, salari diversi, perché uno appunto è il tuo pro e l'altro ti è riassunto di fianco. Uno ha il contratto nazionale di riferimento e l'altro no. Uno va all'assemblea sindacale, l'altro non ci va. Uno ha il diritto alla malattia, alla maternità, l'altro forse un pochino, però certamente non come l'altro. Sono lavoratori identici che svolgono, che lavorano continuamente insieme e che pure noi trattiamo diversamente, discriminiamo, cioè trattiamo gli uguali in maniera diversa esattamente quando lavorano. Col contratto a tutele crescenti io scardino questo, perché sto facendo una riorganizzazione del mercato del lavoro che prenda tutto il sistema del mercato del lavoro e metta al centro di tutto il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se metto al centro di tutto il contratto a tempo indeterminato, mi occupo di tutto quello che gli sta intorno e offro il massimo degli incentivi possibili affinché il massimo di lavoratori possibili finiscono in quel rapporto di lavoro. Perché mi piace, perché equo, sì, va bene, ma soprattutto perché quel contratto di lavoro è quello che al massimo conferisce competenze. Quindi io faccio una serie di passaggi. Primo, comincio a sforbiciare tutti i contratti intorno che offrono una competizione di tipo sleale al contratto a tempo indeterminato, che offrono una scorciatoia alle imprese. Con la legge delle tariffe io ho esattamente questo mandato. Posso intervenire sull'intera modalità, tipologia dei contrattuale per dare centralità a rapporti di lavoro stabili. Una obiezione che viene fatta a questo punto è: ma se fosse così centrale il tema della riduzione della semplificazione contrattuale, perché non è definita nettamente nella legge delega? Perché non si dice quali tipologie contrattuali stanno e quali rimangono? Perché sarebbe stato follia farlo così. Perché stiamo ristrutturando un sistema, un mercato del lavoro per dare centralità a un nuovo contratto e noi non ci stiamo facendo un'operazione sistemica organica che tiene tutto insieme e anziché programmarla in maniera organica, e prima di cominciare ci poniamo il problema di leviamo questa tipologia contrattuale uguale e quest'altra. E se poi scopro che ne devo levare una terza e che ne devo rimodulare una quinta, questa operazione. Posso farlo? Ha senso che mi blocchi? No, ho bisogno di un progetto esattamente complessivo, che è esattamente quello che io posso fare con la gente. Quindi, prima di tutto, sgombro il campo dalla competizione contrattuale, perché voglio un mercato del lavoro che sia ordinato nella maniera il più possibile, nella maniera semplice. Il lavoratore è autonomo o è dipendente? Se è autonomo, è autonomo. Se è dipendente, tutti quelli che possono finire con un rapporto, con un rapporto di lavoro che abbia anche la speranza, non la certezza, ma la speranza di continuare nel tempo, che mi finiscano a tempo indeterminato. Lì devo finire. Tutti quelli che invece hanno un contratto, un rapporto di lavoro che per sua stessa natura non ha la probabilità di durare nel tempo, perché è legato a un'esigenza produttiva transitoria, cioè il picco produttivo, a una situazione di maternità, va bene. Quella lo sappiamo, cioè sostituisce una maternità o magari ti va fatta bene. Magari ti tengono lì, però quella persona tornerà al lavoro. Quel tipo di lavoro a tempo determinato rimane, ma tutto il resto che contrattualmente io permetto,
e magari lo permetto perché ci sono molteplicità, ci sono amministratori, sindaci, agenti di commercio, ci sono operatori del call center, per cui posso permettere delle eccezioni, ma tutto il resto del sistema è organizzato per fare in modo che l'imbuto sia chiaramente diretto nel rapporto di lavoro stabile. In quel rapporto di lavoro stabile tutti hanno gli stessi diritti dal giorno 1, da fine anno. Finché lavori tu hai gli stessi diritti di tutti gli altri. Entri, hai una mansione, un inquadramento contrattuale, prendi lo stipendio che è confacente a quella mansione, secondo il contratto nazionale di riferimento, il contratto aziendale di riferimento, quello che sarà, ma tutti sono trattati allo stesso modo quando lavorano. Hai la malattia, sì, ce l'hai, perché sei dentro il contratto a tempo indeterminato. Hai la maternità, ce l'hai, perché sei dentro il contratto a tempo indeterminato. Vai alla sindacale sindacale, hai i tuoi diritti sindacali, perché sei parte del processo. Mentre lavori sei trattato come tutti gli altri. Qual è il cambiamento? Il cambiamento è nella disciplina, nel modo in cui tu disciplini l'interruzione del rapporto di lavoro. Ora, siamo un partito democratico, abbiamo un sacco di difetti, e il vostro responsabile economico più di tutti gli altri, però ci sono alcune cose a cui non rinunciamo. E alcune cose sono pensare che il rapporto di lavoro sia uno scambio di una merce esattamente come tutti gli altri. No, è una cosa un po' più complessa. Un po' più complessa. E quindi, a differenza di uno scambio di servizi di altro tipo, l'interruzione del rapporto di lavoro deve corrispondere a un'assunzione di responsabilità e quindi un indennizzo coerente con questa interruzione. Ma coerente con quella interruzione. E il datore di lavoro che mi assume, non assume solamente una persona, si assume anche una responsabilità. Nel momento in cui quella responsabilità viene meno, il lavoratore riceve un indennizzo, riceve una copertura, riceve un indennizzo. Ora è il tema di come questo indennizzo viene fatto. Oggi si dice, alcuni dicono, se quell'indennizzo non è una tutela di tipo reintegratorio, cioè se io che vengo licenziato per ragioni che non sono palesemente fondate, se questo avviene io devo avere diritto a riavere quel posto di lavoro. La tutela deve essere appunto di tipo reintegratorio. Questo è quello che succede oggi. L'obiettivo, quello invece che si fa con il contratto del crescente, è dire no, guarda, quel rapporto di lavoro è un rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro si assume la responsabilità e ti compensa se rinuncia a questo, ma c'è in quel rapporto di lavoro c'è anche un legame fiduciario. Il legame fiduciario che è stato attivato. Quindi chi lo attiva quel legame fiduciario è responsabile verso di te. Ma nel momento in cui quel rapporto fiduciario si interrompe, ricostruirlo allora può essere difficile. A meno che naturalmente quella interruzione del rapporto non sia legata a fattori che nulla hanno a che fare con il libero esercizio del tentativo del conoscersi l'uno all'altro, datore di lavoro e lavoratore, ma siano invece licenziamenti che sono motivati da cause odiose, discriminatorie ovviamente, oppure accuse che siano manifestamente infondate e infamanti. Mi dici, Taddei, vattene via perché hai rubato. Non ho rubato? Beh, no, non è che mi stai... è una cosa diversa dirmi, Taddei, guarda, hai lavorato per me. L'impresa sta cambiando, per te non c'è posto qui perché stiamo riorganizzando la produzione in maniera che la tua professionalità non abbia più senso. È un mio errore perché io ti ho assunto e come tale ti indennizzo per questa assunzione, per questo errore che ho fatto. Ma questo tipo di errore che fa parte degli errori della vita, del normale processo di conoscimento, adeguamento l'uno all'altro, questo normale processo è molto diverso dal processo invece in cui l'interruzione del rapporto di lavoro, il licenziamento è risultato invece di arbitrio, o peggio, di una discriminazione o di una causa odiosa. Questo è il cambiamento culturale, è la concezione del rapporto di lavoro come un rapporto fiduciario in cui il lavoratore offre una competenza e viene remunerato per questa competenza. È il lavoratore che offre una competenza. Il tuo lavoro non è il tuo posto di lavoro, il tuo lavoro è la tua offerta di una competenza. E quindi è un cambiamento da un punto di vista filosofico centrale.
Ora, uno può naturalmente non aderire, però rendiamoci conto che questo modo di intendere il lavoro, quindi l'enfasi sulla tutela reintegratoria, su appunto l'articolo 18, è una nostra caratteristica italiana. Molto, molto precisa, molto, molto nostra. Non siamo l'unico sistema che ce l'ha, ma siamo il sistema che ce l'ha in maniera più estesa. Anche la Germania, che viene spesso utilizzata come punto di riferimento, ha un utilizzo della tutela reintegratoria estremamente più limitato rispetto al nostro. Dico questo non perché non c'è nulla di male nella tutela reintegratoria, ma non c'è nemmeno nulla di male nell'impostazione che stiamo adottando qui, che è un'impostazione che è l'impostazione prevalente in Europa, ed è l'impostazione che, a cui questo paese, che è nuova per questo paese. Ora, naturalmente, quando tu offri questa possibilità dell'indennizzo, cosa stai in realtà offrendo? Stai dicendo al lavoratore, al datore di lavoro, stai dicendo in un momento come questo, scommetti sulle assunzioni, scommetti sulla possibilità di assumere il lavoratore e scommetti che scommetti facendo il massimo delle assunzioni possibili. Questo ragionamento naturalmente non lo fai solamente in astratto, sulla base di una revisione filosofica del concetto di lavoro, ma lo fai anche sulla base politica molto forte, proprio perché vuoi dare a questo rapporto di lavoro a tempo indeterminato tutta questa centralità. Poi sei conseguente, sei esattamente l'opposto di quello che siamo stati fino ad oggi. Fino ad oggi ci siamo riempiti la bocca dell'importanza del lavoro a tempo indeterminato, salvo poi dimenticarci che permettevamo continuamente la presenza di contratti di lavoro che dessero meno diritti al lavoratore, fossero molto più flessibili e costassero perfino di meno al datore di lavoro. Tutte queste cose le abbiamo permesse fino ad oggi e tutte queste cose non le permettiamo più. Il ribilanciamento che avviene nel sistema è che cambiamo la natura del contratto a tempo indeterminato nella disciplina sull'interruzione per dare al numero massimo dei lavoratori italiani tutti gli altri diritti dal giorno 1, e diciamo che al datore di lavoro che si impegna in questa scommessa, gli diciamo che ottiene il sostegno che fino a ieri non poteva neanche sognarsi. Il motivo per cui molti rapporti di lavoro cominciano come collaborazioni a progetto non è perché quelle collaborazioni a progetto sono effettivamente collaborazioni, perché tu stai assumendo un consulente, un collaboratore, ma perché quel rapporto di lavoro ti permette di fare tutto. Ora, la maggior parte dei datori di lavoro sono brave persone, altri un po' meno, e a quelli gli permette di fare tutto, gli dice anche ti costerà anche di meno fare tutto. Adesso invertiamo esattamente tutto e invertiamo esattamente questo approccio. Diamo un contratto a tempo indeterminato in cui i diritti del lavoratore in costanza di rapporto siano chiari dal giorno 1, in interruzione del rapporto siano chiari dal giorno 1, ma diamo a questo contratto il massimo dell'incentivo economico. La legge di stabilità, cioè vedi lo sforzo, fa una riduzione fiscale complessiva per 18 miliardi, dai 900 milioni ai lavoratori autonomi, su 18 miliardi, per cui i lavoratori autonomi si sentono giustamente trattati come bistrattati. Eppure prendi 7 miliardi di questo intervento e lo collochi esplicitamente sul lavoro a tempo indeterminato. Per la prima volta, al di là della retorica sull'importanza, tu ci metti 7 miliardi lì. Dici benissimo, ti offro questo cambiamento e ti incentivo questo comportamento. È un investimento semplicemente mai provato prima. Questa è una scelta straordinaria. La scelta straordinaria per far fronte alla straordinaria esigenza di creare lavoro stabile. Eppure questa straordinarietà viene, come posso dire, spesso così, staccata, no? dal nostro dibattito, perché ci dimentica che l'obiettivo non è la regolazione di un contratto, c'è anche quello strumento. L'obiettivo è dare centralità al lavoro stabile. Io ho un altro problema, no? Sto chiedendo ai lavoratori e il datore di lavoro di rischiare, okay? Di rischiare di più, no? Gli chiedo questo, dice guardate, vi offro questo contratto, ve lo incentivo, però vi chiedo di rischiare di più. Ora, posso chiedere il rischio senza offrire compensazione aggiuntiva, senza offrire uno strumento in più
per remunerare i rischi che appaiono. Cioè posso farlo effettivamente utilizzando, senza cambiare il modo in cui ti sostengo, se le cose vanno male, se il rapporto si interrompe, cioè se diventi disoccupato. Oggi, fino ad oggi, guardate che noi, il mondo del lavoro di oggi in Italia, è un mondo del lavoro in cui noi chiediamo il massimo del rischio, lo scarichiamo su gruppi predeterminati di persone molto chiave, tipicamente giovani e donne, ci sono poi giovani e donne insieme, si beccano tutto il plafond, e a queste, ecco, e oltre a chiedergli il massimo della flessibilità, gli offriamo nulla. Pensiamo che oggi in Italia ci sono almeno 300.000 lavoratori come me, che sono collaboratori a progetto in monocommittenza. Gente che paga con una certa continuità il proprio, diciamo, continuità vuol dire ogni mese, i propri contributi sociali, e che quando perdono un lavoro, magari dopo 2, 3, 4, 5 anni, vengono licenziati, il loro progetto si interrompe con 30 giorni di preavviso senza nessuna giustificazione. Ma non perché il datore di lavoro sia cattivo, perché è finito quel lavoro. Perché in qualunque ragione, eppure a quel lavoratore lì noi offriamo zero. Zero è poco, Zero è veramente sorprendente. Allora, io cosa faccio? Io non voglio più chiedere, non voglio più fare questo. Io non voglio chiedere flessibilità senza offrire garanzie. Io voglio chiedere flessibilità offrendoti delle garanzie che tu oggi non hai. Te le offro nel rapporto di lavoro, col contratto delle crescenti, e te le offro quando perdi il lavoro. Perché sì, certo, ricevi l'indennizzo dal tuo datore di lavoro se il licenziamento individuale avviene. Preciso, se il licenziamento è collettivo, cioè legato alla crisi aziendale. Oggi non c'è nulla, domani non c'è nulla. Però almeno domani faccio in modo che quando quella crisi aziendale avvenga, almeno io ho più lavoratori a tempo indeterminato, quindi ho più lavoratori che sono titolari dell'ASPI, soprattutto titolari che sono eligibili, cioè che possono ricevere l'assegno di disoccupazione. Oggi io non gli vedo neanche quei lavoratori lì, perché arriva la crisi aziendale, sono i licenziamenti collettivi e poi noi non vediamo neanche tutti i lavoratori di cooperativa che magari fanno le pulizie in quell'impresa a cui viene chiuso il contratto e spariscono. Perché sono sotto il nostro radar, i collaboratori a progetto a cui il progetto viene interrotto, o le partite IVA che sono magari lavorano strettamente per quel datore di lavoro in monocommittenza, ma che poi sono spariti, non sono nemmeno il nostro radar. Io sto ristrutturando, siccome potrei dirvi monitoriamo, controlliamo, mandiamo gli ispettori del lavoro, funzionerà? No, sappiamo già. Sì, possiamo fare meglio, ristrutturare, ispezionare il mercato del lavoro, fare ispezioni uniche, sì, tutte cose che possiamo fare. Ma pensare che l'ispezione possa risolvere i nostri problemi contrattuali è follia. Invece pensiamo, visto provare a fare l'operazione inversa, strutturare tutte le regole, tutti gli incentivi in maniera tale che il massimo dei lavoratori siano in quel rapporto di lavoro che ha esattamente le tutele che io voglio dare a tutti i lavoratori. Che ha esattamente il diritto all'assegno di disoccupazione a cui oggi non hanno accesso. Questo tipo di. Su questo tema, siccome siamo un partito strano, abbiamo un bellissimo dibattito. Quindi questo è il tema delle risorse. No? E sì, a questo punto, cavolo, cioè, tutta questa operazione, questo progetto, tutti questi lavoratori che vogliono mettere dentro tutte le crescenti, e poi mi stanzi solamente 2 miliardi e 2 per fare tutta questa operazione. Allora io vorrei, a beneficio di tutti, ricordarci come funzionano gli ammortizzatori sociali in questo paese oggi. Nella finanziaria, quella diciamo aggressiva, riformista del 2013, che si chiamava ancora finanziaria, non legge di stabilità, per il 2014 fu stanziato un miliardo per la cassa integrazione in deroga. Un miliardo in deroga, Già lì capite secondo me che c'è qualcosa di strano. Cioè avere. Puntare su una deroga invece che su una regola per raddrizzare il sostegno ai lavoratori già ti dice che c'è qualcosa di strano. Ma facciamo finta che vada tutto bene. Meglio di un miliardo. Quanto abbiamo speso nel 2014 per la cassa in deroga? Ad oggi. Abbiamo speso un miliardo? No. Siamo quasi a 3 miliardi e mezzo. Com'è che abbiamo fatto sta magia? 3 miliardi nominali è perché ci sono una marea di lavoratori italiani, una marea vuol dire migliaia di lavoratori italiani, che hanno sono in attesa del loro assegno di cassa in deroga da marzo, da aprile. E giustamente, no, noi gli diamo. Non pensiamo a fare le regole, ci occupiamo delle deroghe e poi le facciamo anche male.
quindi facciamo anche aspettare, quindi hanno diritto gente che magari aspetti suoi 700-800 euro al mese per fare delle feste per mesi, 4-5 mesi, ogni pezzo d'Italia in cui vado c'è uno, io sono in cassa in deroga, sono 5 mesi che aspetto, io sono 7 mesi che aspetto. Cos'è sta follia? Ma comunque, quindi non solo abbiamo uno strumento claudicante, però sappiamo come viene finanziato. Ed è l'unico modo in cui viene finanziato. Viene finanziato con lo stanziamento iniziale e poi tu vedi quali sono le esigenze, perché nessuno può anticipare con esattezza quanti saranno i disoccupati o le crisi aziendali. Speriamo meno di oggi, ma non lo sappiamo con certezza. E a seconda di quelle che sono le esigenze, lo rifinanzi. Abbiamo fatto così nel 2014. Che cosa ci preclude di farlo nel 2015? Esattamente con gli stessi metodi, esattamente attingendo nello stesso Fondo Sociale Europeo, se ce ne sarà bisogno. Ma anziché osservare che se nel 2013 stanziavamo 1 miliardo e in quella stabilità stanziavamo per il 2015 700 milioni, in quella stabilità 700 milioni per il 2015, anziché osservare che dai 700 milioni noi andiamo a 2 milioni e 2, e speriamo magari qualcosa di più anche dopo il passaggio in Senato, anziché osservare che stiamo più che triplicando lo stanziamento iniziale, diciamo non è abbastanza. Mi va bene, però non dimentichiamoci come funziona il finanziamento degli ammortizzatori sociali. E non dimentichiamoci quindi, perché lo dico questo per onestà verso lo sforzo che viene fatto, che forse sarà impreciso, forse sarà insufficiente, però ad oggi è molto più promettente di quanto sia mai stato in passato. Sottolineo, molto più promettente di quanto sia stato mai nel recente passato. Oltre a questo abbiamo un altro problema. Perché la gente perde il lavoro, molti di questi non hanno segno di disoccupazione e poi naturalmente c'è sempre il problema delle competenze. Facciamo un lavoro del cavolo prima, di un contratto saltuario prima e il risultato escono da quel lavoro e vengono formati. Oggi la formazione, no? In Italia coinvolge un lavoratore su 20. Un lavoratore su 20, tengo dentro sia occupati che disoccupati, uno su 20. In Francia 1 su 10, in Germania circa 1 su 6, 1 su 7. Può essere che è un problema di risorse, senza dubbio. Però vogliamo anche raccontarci la verità e dirci che è anche un problema di organizzazione. Cioè vogliamo dirci che noi abbiamo una che al netto dei soldi che spendiamo, li spendiamo in maniera straordinariamente peggio di altrove. Ieri sera ero a Urbino, no? A Urbino hanno un centro per l'impiego che è tra l'altro uno dei migliori, nella top 10 dei centri per l'impiego d'Italia. E loro hanno fatto questa innovazione. Adesso ve la racconto così ci rendiamo conto di qual è il punto di partenza. L'innovazione è questa. Arriva il progetto di garanzia giovani e a Urbino decidono, anziché stare in ufficio ad aspettare che le imprese vengano da noi e ci dicano buongiorno, io sono impresa A, ho bisogno di questa tipologia professionale, prendiamo alcuni dei nostri che lavorano da noi e li mandiamo nelle imprese. Tu dici, questa è un'innovazione? In Italia sì, questo è comune buon senso, ma in Italia questa è innovazione. Quindi va bene parlare di risorse, ma assumiamoci sempre prima della responsabilità di spendere bene i soldi che spendiamo, perché oggi noi li stiamo buttando via. È semplicemente imbarazzante il modo in cui utilizziamo soldi pubblici sotto il profilo della formazione e delle politiche attive. E appena facciamo qualche miglioramento ci si rende conto che c'è un salto copernicano, perché improvvisamente il paese sembra, no? Sembra normale. Questo è l'impianto, è semplificazione contrattuale, riforma degli ammortizzatori con nuove risorse e riforma della formazione mettendola in linea con quelle che sono le esigenze nazionali. L'Agenzia Nazionale del Lavoro è il riconoscimento del fatto che va bene, cioè ci sono le esigenze territoriali, ma queste esigenze territoriali devono essere seconde rispetto all'obiettivo primario del conferimento delle competenze. Oggi, questo è il paese dove un mio caro amico toscano trova una lavorosa qui in Emilia e va a fare un corso, è uno che vuole fare tatuaggi e piercing, ok? C'è una roba sofisticata, però c'è un corso offerto dalla regione Emilia Romagna. Su questo, fa il suo corso, prende la sua certificazione, ha questa sfortuna grave di essere toscano. È una brutta veste. Però purtroppo torna in Toscana perché si lascia con l'amoroso, perché è la sua vita. E adesso, non puoi tutti. Se lo so, ma non facciamo finire le cose. Va in Toscana col suo corso, certificato, e i toscani dicono, mi dispiace, non puoi fare. Perché vedi, in Toscana
Il requisito per fare piercing e tatuaggi è 3 ore in più di chimica, non sto scherzando, 3 ore in più di chimica rispetto a quelli che hai fatto in Regione Emilia Romagna. E poi parliamo di mobilità, del lavoro a livello europeo, tra l'Emilia e la Toscana, il pezzo più avanzato del paese, non riusciamo a spostare quel lavoratore. Ora, questo è chiaramente un esempio limite, potrei farvi ne altri. Per esempio dirvi che in un paese che cerca competenze, che vuole cambiare la propria tecnologia, riformarsi, il corso di, diciamo, il corso di formazione più numeroso, più diffuso è quello per estetisti, lavoratori del settore dell'estetica. Si chiamano lavoratori del settore dell'estetica, per essere preciso. Il paese che vuole riformarsi. Ora, scusatemi, mi dispiace, questo è il motivo per cui noi abbiamo dei soldi, li spendiamo sulla base malamente a livello regionale, e quindi questi soldi vanno accentrati a livello nazionale negli obiettivi, nel coordinamento e poi nell'implementazione, sì certo, quella arriverà a livello locale, ma ci deve essere uno schema di coordinamento. Senza legge delega io questo non posso fare. Questo sono cose, cioè, veramente di buon senso. È anche imbarazzante dire avere un dibattito politico su queste cose, eppure siamo qui. Siamo ad avere un dibattito su alcune cose imbarazzanti. Senza questi sono i 3 pezzi che tengono insieme la priorità del lavoro stabile. Il lavoro stabile ci siamo raccontati per un sacco di tempo, che era la cosa più importante da premiare, eccetera. Abbiamo da recuperare il nostro deficit di competenze. L'Italia ha un livello di reddito che è sulla media dell'Eurozona, un livello di capitale di competenze e professionalità, quindi diciamo capitale umano, che è circa un decimo al di sotto della media dell'Eurozona. Un decimo al di sotto. Abbiamo un problema, siamo ancora ricchi, chiamiamoci così, per ancora un po', però non, rimaniamo un po' stupidi e dobbiamo, e non si può essere ricchi e stupidi troppo a lungo, per citare un passato presidente del Consiglio. Oggi abbiamo questa responsabilità che viene dalla gravità, ma abbiamo anche un'opportunità che non abbiamo in altre occasioni, che è esattamente quella che leggete sui giornali oggi, che domani leggete sui giornali ancora di più. L'opportunità che deriva dal fatto che sì, noi stiamo facendo un cambiamento strutturale del nostro sistema produttivo, o almeno stiamo provando a raddrizzare alcuni tra i principali incentivi, in attesa di avere la pubblica amministrazione più efficiente, in attesa di avere la giustizia civile più efficiente, almeno correggiamo il fatto che il fisco è penalizzante verso chi lavora e produce? Sì. Correggiamo il fatto che il mercato del lavoro sia il più duale d'Europa? Il mercato del lavoro più duale d'Europa, ristrutturandolo nella sua interezza, prendendo dentro tutto, non solo i contratti, non solo la disciplina di licenziamenti, ma soprattutto ammortizzatori, formazione e tutta la selva di contratti che ci sta intorno. Facciamo questo, ma soprattutto ci rendiamo conto che oggi abbiamo questa un'opportunità in più per avere successo, che è stare il fatto che c'è una consapevolezza a livello europeo che non ce la possiamo fare. Che quella consapevolezza nasce in realtà con un discorso molto preciso che viene, come tutte le cose importanti, passa un po' in secondo piano e viene un po', non dico ignorato, però diventa meno importante. È un discorso che Draghi fa nel settembre scorso a Jackson Hole. Lui si trova e parla di politica monetaria, una serie di robe tecniche, e poi dice un'altra roba che è cruciale, che proprio è la svolta della politica economica su cui noi stiamo discutendo ogni giorno della nostra esistenza. Dice: guardate, io posso farvi tutta la politica monetaria che volete, vi compro questo, vi compro quello, vi do il credito alle banche allo 0,05, vi faccio tutte queste cose, ma se non ho una politica di bilancio a livello europeo che sia coerente con questo obiettivo, non funzionerà. Per il ciclo la riprova di questo è quello che abbiamo visto negli ultimi anni: politica monetaria molto espansiva e ampia, espansione, crescita economica non dove dovrebbe essere e certamente non in tutta Europa. Quel discorso lancia è un discorso divisivo, è un cambiamento di prospettiva radicale. Senza quel discorso e senza l'impegno anche del governo italiano, prendiamoci qualche responsabilità, qualche merito una volta, non sarebbe stato possibile arrivare a un presidente della Commissione Europea, Juncker, che dice una cosa, no, che pensate che si presenta al Parlamento Europeo parlando per la prima volta di un piano di investimenti di proporzione gigantesca, 300 miliardi su 3, 100 miliardi all'anno. Il pro quota italiano, solo di quello, è nell'ordine di 15 miliardi, andando proprio a percentuali di GDP, percentuali di PIL.
arriva questa grande promessa sulla base di uno sforzo di consapevolezza da parte dell'elite europea di Mario Draghi, una spinta politica molto forte di alcuni governi, di cui il governo italiano, insomma, ha un ruolo non trascurabile. E poi, cosa ci fa Juncker? Dopo questa promessa, dopo questo impegno, ci presenta quella roba lì la settimana scorsa. Quell'imbarazzo, che non è una proposta di politica economica, è una cosa imbarazzante questa proposta. Quella è l'Europa che non è fedele ai propri impegni. C'è un modo, però, molto semplice per tenere le persone fedeli ai propri impegni, alla propria promessa, che è esattamente l'obiettivo di quello. Adesso che c'è la consapevolezza, noi abbiamo bisogno di tenere l'Europa fedele ai propri impegni, perché dalla consapevolezza si passi alla realizzazione. Il modo migliore per tenere l'Europa fedele ai propri impegni è essere noi fedeli con i nostri. I nostri non verso l'Europa, ma i nostri verso i cittadini italiani. E quello che stiamo cercando di realizzare con questa legge di stabilità, questa riforma del mercato del lavoro, è esattamente solo questo. Un impegno, il mantenere l'impegno di riforma verso i cittadini italiani. È tutto qua.